Ciao a tutti, in questo video voglio parlarvi dell'ultima collezione di Essence che si chiama Pink and Proud. Infatti è una collezione tutta rosa, sia per i packaging che per i prodotti, ed è una collezione che ha un bel significato perché è collegata alla lotta contro il cyberbullismo e il bullismo. E infatti ogni prodotto riporta una parola significativa che richiama al coraggio, alla forza, insomma, all'essere, come dire, orgogliosi di se stessi, di come si è, e quindi insomma mi piace molto questo messaggio che c'è dietro questa collezione. Vi mostro cosa ho preso. Praticamente ho preso tutti i prodotti. L'unico prodotto che non ho preso è il sapone, tipo il sapone per le sopracciglia, una cosa un po' particolare. È come un sapone trasparente che si prileva con un pennellino, insomma, e si mette sulle ciglia, però vabbè, sulle sopracciglia, ma non l'avrei usato, quindi non l'ho preso, anche se la scatolina di latte era molto carina. Io ho preso tutti i prodotti della collezione su Douglas, e questo forse una settimana fa, un po' di più, 10 giorni fa, però adesso non sono più disponibili, mi pare ci fosse soltanto lo smalto. Ma invece si possono trovare su Merion Nodo, quindi se mi interessa questa collezione e se non la trovate in giro io non ho idea perché non sto più uscendo, quindi non ho idea se si trova in giro da Essence piuttosto che da Tigotà, però comunque su Merion Nodo ho visto tutti i prodotti, ci sono disponibili, quindi vi faccio vedere cosa ho preso. Allora, ho preso questi prodotti per i capelli e quindi abbiamo un elastico per i capelli con queste orecchie carine. Queste sono cose sicuramente utili, poi per me che ho capelli lunghi, e queste mollette marmorizzate che non ho capito perché hanno una forma diversa. Mi sarebbe piaciuto che fossero uguali. Ve le faccio vedere. Sono molto carine. Molto carine. Però, ecco, non capisco perché hanno fatto due forme diverse. Io l'avrei preferito tutte e due così o tutte e due così, anzi forse è meglio così. Almeno potevo mettere uno di qua e uno di là ed erano uguali. Non capisco perché questa scelta di farli diversi. Però questi comunque sicuramente li utilizzerò. Poi una cosa che mi piace tantissimo, tantissimo, non so perché, è lo smalto, che è quello che sto indossando. I prezzi sono più o meno sui 4,50 euro, poi c'è il rossetto che costa meno e questo qui costa 3 euro, e questi prodotti per i capelli non mi ricordo, forse per 3 euro, comunque non costano più di 4,50 euro, e questo è appunto lo smalto, bellissimo. A parte che mi piace molto la confezione, vetro, opaco, e ha questo colore che è bellissimo, non so, mi è piaciuto da subito, vedete? Mi mette allegria, mi fa sentire in primavera. Non so, eppure ce ne sono milioni di fucsia in giro, ma questo qua mi ha particolarmente conquistata. E poi vabbè, è uno smalto che si mette molto facilmente, rimane leggero come formula, liquido leggero. Poi vabbè, io ho messo anche il top coat, quindi è forse un pochino più lucido, ma è comunque lucido anche senza mettere niente sopra. E mi sembra anche resistente, ce l'ho su da forse 3 giorni, però vedete che non ha il minimo segno sbeccatura, quindi mi sembra anche che funzioni bene. Poi comunque io con gli smalti di Essence mi trovo sempre bene, quindi non vi ho detto le frasi che ci sono sopra: Unstoppable, quindi inarrestabile, qui c'è Brave, quindi coraggioso, coraggioso. Poi abbiamo questo qua che è un illuminante per il corpo. Questo outstanding, quindi eccezionale, ed è questo liquido rosa con dei glitter. Non credo si vedano i glitter, ma ci sono. E ha un profumo buonissimo di pesca. Buonissimo. Sembra quasi naturale. Molto buono. Sicuramente l'estate per rinfrescarsi, per darsi così un po' di
luminosità, penso che sarà un bel prodotto, insomma, da utilizzare più avanti. Body Highlighter Spray, quindi è un illuminante per il corpo. Carino. Poi c'è un blush nella collezione, un blush che a me piace tantissimo. La parola qui è wonderful, quindi è meraviglioso, bellissimo. E mi piace un sacco, intanto perché ha un packaging bello solido. E poi è bellissimo proprio il blush, è un blush illuminante. Infatti vedete che è un blush ma ha tutte queste riflessi dorati, è quello che ho messo adesso. È proprio bello. E poi è modulabile, comunque non è, insomma, vedete che ha una pigmentazione delicata. E quindi se ne può mettere di più per, insomma, avere più intensità, però lo trovo veramente molto molto bello anche come illuminante. Comunque è un blush luminoso, molto bello. Anche questo mi sembra sui 4,50, 4 euro, 4,50. Poi il mascara, sempre di questi Princess Lash Princess, e qui abbiamo scritto powerful, quindi potente. È molto carino. Vi faccio vedere lo sculino, che è così, di quelli un po' clessidra normale. L'ho messo adesso. Non mi sembra malissimo, mi sembrava abbastanza funzionante, insomma. Io però continuo a litigare con questo occhio, ho queste ciglia che vanno verso il basso, poi quando metto il mascara non è che sono così corte, eppure non riesco mai, non si vedono. Ho provato a usare anche il piegaciglia, ma vedo che il risultato è sempre lo stesso. Mannaggia, sono fatta così, ho metà faccia diversa dall'altra metà. E che ci devo fare? Mi dispiace perché non ottengo lo stesso effetto da tutti e due gli occhi. Vabbè. Comunque, insomma, vedete, spero che si riesca a vedere. Però non è male, mi piace. Bisogna fare un po' di passate. Io faccio almeno 3 passate, cercando di pettinare bene le ciglia per evitare che si appiccichino. Però mi sembra comunque che, insomma, danno lunghezza, danno curvatura. Non è male. Poi, sì, l'ultimo prodotto della collezione che io ho preso è il rossetto, che si chiama Not Sorry, quindi non chiedere scusa, non scusarti. E beh, è bellissimo, è quello che sto indossando, è bellissimo, perché comunque ha questi riflessi azzurri che dovrebbero rendere i denti bianchi, vabbè, non può fare miracoli. Però vedete che è molto carino, ha dei glitter azzurri. È molto bello, mi piace tantissimo. Certo, è molto così festaiolo, molto sicuramente si fa notare. Però è bellissimo, mi piace tanto, così come mi piace lo smalto, proprio sono tutti dei rosa belli belli accesi. Questo costa 3 euro. Poi ho aggiunto due cose perché adesso non ricordo più, ma probabilmente era per non pagare spese di spedizione o perché c'era qualche omaggio. E ho preso un'altra di quelle palettine piccoline, così con l'elastico, ne avevo già presa una e puntavo questa, ma non era disponibile, mentre quando ho fatto questo ordine c'era, così l'ho presa, che è quella Daily Dose of Power, quindi la dose di forza del giorno, giornaliera, power. E mi piaceva perché ha un sacco di colori, è una bella palette colorata e in effetti anche che è carina. Ho fatto il trucco adesso con questa palette, sono rimasta sul rosa, avrei voluto provare anche il verde, mi piace un sacco, sono rimasta sui rosa e ho messo questo qua.
come, insomma, come ombretto luminoso, questo argento, questo nell'angolo interno, però è molto carina, è veramente carina. Non mi sembrano neanche molto polverosi gli opachi. Vedete? Non è male la pigmentazione. Belli. Non sono pigmentatissimi, ho fatto un po', ho dovuto fare un po' di passate per questo argento per renderlo, insomma, un pochino più intenso. Invece questo qui opaco, questo viola opaco, invece si stende proprio facilmente, si sfuma benissimo, non fa macchie. E, ecco, mi aspettavo un pochino più di luminosità da questi metallici. Però comunque insomma mi piace molto, è proprio carina questa palettina. Questa costa 6,50 euro. E poi ho preso uno di questi rossetti, dovrebbe essere nuovi, questi qui sono i semi shine, mentre quegli altri erano proprio matte, quelli fatti così, che erano abbinati anche agli smalti. Mi ricorda quando ero in Egitto 2 anni fa? 2 anni fa, che avevo fatto il video di rossetti e smalti di questa linea. Comunque, questi qui sono semi shine, quindi immagino che siano nuovi e sono, invece che opachi, sono leggermente luminosi. Vediamo, ve lo faccio vedere qui. Bellissimo colore, non l'avevo ancora provato. Bellissimo colore, secondo me. Perché è quasi un rosso ma spinto. Mi piace molto. E rimane sì, leggermente lucido. Molto carino. È il numero 106. 106, riuscite a vederlo? Carino. Anche questo è costato 3 euro, credo. Sono molto carini i prodotti di questa collezione Pink and Proud, mi piacciono tanto e mi mettono allegria e danno colore, quindi un po' di vivacità e quindi insomma visto il momento non proprio felice ci sta, insomma è una buona cosa. E fatemi sapere se avete preso qualcosa anche voi, comunque è una collezione uscita già, penso non sarà un mesetto, saranno 3 settimane comunque. Non è proprio appena uscita, io ultimamente arrivo sempre in ritardo, purtroppo, ma questo dipende anche dal fatto che devo aspettare comunque sempre le consegne e quindi sono vincolata ai tempi di consegna. Se potessi andare in giro a prendere le cose che mi interessano subito, insomma, riuscirei anche ad essere più veloce, nel mostrarvi le cose appena uscite. Invece così arrivo sempre in ritardo, però vabbè, non fa niente. Io spero che a voi faccia comunque piacere vedere i prodotti anche da me, insomma, sentire la mia opinione. E quindi fatemi sapere se avete preso qualcosa, se vi interessa qualcosa, lasciate i vostri commenti, io sono felicissima sempre di leggervi e di rispondervi. Vi do appuntamento al prossimo video, mi raccomando, non mancate, vi mando un bacio. Ciao!